Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Reason. Io sono lo sconosciuto e bentornati in un nuovo video che prosegue appunto il format dove vi parlo di volta in volta di un regista diverso. Recupero i film suoi, appunto, che non ho ancora visto e vi parlo in generale all'inizio un po' del regista, descrivendo il mio rapporto con lui, la sua poetica, ciò che mi ha trasmesso e poi appunto approfondisco la cosa parlandovi dei singoli film. Ho fatto altri video proprio relativi a Nolan, Tarantino, Cronenberg, Kubrick, Shyamalan, e ora sicuramente me ne dimenticherò uno o due, George Romero. E appunto recuperavo le loro filmografie intere o parziali e vi parlavo in generale dei film, dicendovi proprio quello che mi hanno trasmesso, se mi sono piaciuti o meno, in maniera breve, ma comunque concreta e dicendo comunque qualcosa, dicendovi anche proprio quello che mi trasmettevano i registi, quello che ho capito di loro. Importante, questi tipi di video, e ovviamente anche questo, non vogliono avere alcuno scopo di insegnamento, non sono delle monografie, non ho le credenziali per fare questa cosa, queste cose. Infatti, il mio è semplicemente un portarvi con me nella scoperta del mondo del cinema. In questi video vi dirò un mio parere, che assolutamente è quello di una persona appassionata di cinema che però ha ancora tanto tanto da scoprire. Questa volta questo video sarà in una sola parte, in un'unica parte, comunque un po' lunga. Il video verrà un po' lungo perché devo parlare comunque di tante cose, di tanti film, senza spoiler ovviamente. Oggi voglio parlare di David Fincher. Ho recuperato i film che mi mancavano e vi parlerò di tutti i suoi 10 film. In futuro ho tanti altri registi sempre lì pronti a partire. Lynch, che forse finalmente riuscirò a recuperarlo. Vi parlerò probabilmente anche di Polanski, di Carpenter, di Scorsese, di Ridley Scott. Vedremo. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. David Fincher è un regista statunitense nato nel 1962. Fincher è un regista che tecnicamente è veramente eccezionale. Fin dai suoi primi film mostra una tecnica nella regia che andrà sempre comunque migliorando. E proprio subito dall'inizio si dimostra come uno che proprio dal punto di vista tecnico è veramente bravo. Sperimenta anche tanto, ha sempre delle idee belle, particolari, con dei movimenti di macchina sempre studiati, delle inquadrature sempre scelte alla perfezione. È proprio uno che sa come plasmare, modellare l'arte della regia per raccontare le cose come vuole e lo fa sempre con una tecnica veramente ineccepibile. Il genere principale di Fincher è ovviamente il thriller, ma un thriller sempre molto psicologico. Infatti lui è noto per i suoi film dove indaga la mente umana, la psicologia umana nei suoi meandri più sporchi, più bui. Ci racconta proprio di personaggi, ci racconta la loro psicologia, la loro mente, nel profondo, nel suo punto più intimo, più sporco e degradato. E grazie proprio a queste cose ci regala dei forti insegnamenti sulla mente umana, proprio sulla psicologia umana e sull'essere umano in generale. Esagera anche molto nel fare ciò nei suoi vari film, ma proprio grazie a questa esagerazione riesce a dirti un qualcosa, lavora molto a livello simbolico. Grazie proprio a questa esagerazione riesce a dirti molte cose, a darti tanti insegnamenti, a regalarti tanti messaggi e allo stesso tempo riesce a divertirti e a intrattenerti. Io distingo, per quanto mi riguarda, i film di Fincher, scusate, in due fasi, proprio a livello estetico, ma anche a livello di racconto. La prima fase, che parte appunto da Alien 3 fino a Panic Room, dove proprio Fincher utilizza un tipo di fotografia, che è la cosa che traspare subito, molto calda, sporca, che mostra proprio ambienti che sanno di sporco, di malato, una fotografia che tende molto al giallo, al psichedelico, e accosta proprio questo stile estetico ai racconti che ci propone. Dei racconti veramente molte volte spinti, diretti, schietti, crudi, che indagano tanto la psicologia umana, dei racconti molto spesso anche un po' psichedelici,
anche abbastanza esagerati. Mentre poi c'è più una seconda parte, partendo da Zodiac fino a poi al suo ultimo film, appunto L'amore bugiardo. Zodiac è già un po' un film di transizione, dove inizia ad utilizzare una fotografia molto più asettica, con colori molto più freddi, blu. Colori scuri, il nero, più luminosa, anche se sempre comunque molto cupa, una fotografia più pulita, dove riesce sempre a risaltare, lo sporco della mente umana, la psicologia umana, però in una maniera, come dire, più pulita, in una maniera proprio più glaciale. E anche quindi i suoi racconti si accostano a sempre a questo stile estetico. A livello narrativo, comunque, Fincher sa bene come trattare il tema del thriller, assolutamente, però lo fa a modo suo. Infatti, non si concentra tanto nel regalare colpi di scena incredibili, o storie particolarmente complicate. Questi due elementi, magari tipici del thriller, li mantiene, ma non sempre. Lui punta soprattutto nel farti affascinare alle storie, proprio riesce a farti prendere dalla narrazione, anche se di base non ci sono poi grandi sconvolgimenti o colpi di scena, proprio riesce a intrattenerti con i semplici fatti, e soprattutto grazie ai personaggi. Infatti Fincher molto spesso nelle sue storie thriller tralascia l'elemento dell'indagine, l'elemento proprio della, non so, dell'assassino o del serial killer, che è un elemento che rimane più secondario, anche se c'è, e si concentra più su chi sta vivendo la vicenda, sul protagonista, l'investigatore di turno o chi per esso. Proprio si concentra spesso sui protagonisti, guardando la loro psicologia, raccontando quello che provano vivendo quella vicenda. Fincher genera proprio dei thriller bellissimi, che però sono più lineari, ma allo stesso tempo riescono a intrattenerti e a coinvolgerti. Quando invece, diciamo, esula un po' dal thriller psicologico, prende sempre circa due vie: storie assurde ed esagerate, che molto spesso hanno comunque un elemento thriller, di sottofondo, storie che però sono esagerate, che lui trasforma sempre in thriller, comunque, film con un po' più di azioni, che a volte però gli riescono, a volte no, perché esagera troppo con queste storie proprio inverosimili. Stessa cosa vale per la seconda via che a volte prende, ovvero racconti proprio dedicati a dei personaggi, racconti magari anche più drammatici, dove lì a volte secondo me azzecca, ma a volte sbaglia, anzi forse più delle volte sbaglia. Fincher riesce a guardare i personaggi, e a mostrarci proprio la loro mente, però in maniera sempre distaccata, nel senso che li guarda, li lascia fare, loro agiscono, fanno quello che devono fare, se vogliono ti raccontano qualcosa di loro, se no non lo fanno. E Fincher è proprio, a livello registico e narrativo, è proprio un grande osservatore di questi personaggi che parlano da sé. L'estetica di Fincher, appunto, come ho detto, è importante, ma è importante proprio la messa in scena. Lui cerca delle volte di legare il significato tecnico del movimento di macchina o dell'inquadratura a un significato proprio estetico, un significato simbolico. Esempio, secondo me, la regia di Panic Room, che dà proprio l'idea di qualcosa che si infiltra nella casa, o la regia di Fight Club, molto psichedelica e confusionaria. Riesce proprio a legare bene il lato tecnico con il lato simbolico e narrativo. Poi Fincher è molto bravo nel gestire anche gli altri lati del comparto tecnico. Il montaggio è sempre un suo fedele amico della sua regia. Un montaggio che sa sempre dove andare a parare e come accompagnare i vari film di Fincher. Lui si è occupato anche di, se non sbaglio, varie serie TV, la recente Mindhunter su Netflix, che mi è piaciuta molto. Non è proprio il regista, forse qualche episodio diretto da lui, ma si è occupato, diciamo, un po' di tutti gli altri aspetti. E se non sbaglio, forse anche di Lost, non voglio dire una cavolata. Comunque, per quanto riguarda il mio rapporto con Fincher, è
complicato per alcuni suoi film. Ho apprezzato tante, la maggior parte delle sue pellicole. C'è qualche, secondo me, qualche pellicola che non è riuscita, dopo ve ne parlerò. Però l'estetica di Fincher a me piace tanto, mi piace molto. Anche se non sempre apprezzo al 100% i suoi film, perché il suo modo di raccontare, il suo modo di mettere in scena, non sempre si accosta con il mio gusto personale. Ma è proprio una cosa personale questa. Diciamo che ho apprezzato quasi tutti i suoi film, però rispetto ad altri registi sono pochi quelli che proprio mi sono piaciuti tantissimissimo. Sono tutti comunque in generale, a parte alcuni, secondo me degli ottimi film. E sicuramente Fincher è uno di quelli che mette impegno. A volte si deve un po' concedere, diciamo, a livello economico, però generalmente tenta sempre di dire la sua, non tenta di nascondere se stesso. Se lo fa, a volte lo fa sempre con umiltà, perché magari appunto glielo richiede il tipo di storia che vuole raccontare. Questa è un'idea generale, personale, il più possibile obiettiva magari su Fincher. Vediamo adesso i suoi film. Nel 1992 esce Alien 3, seguito, secondo me, ottimo dei due Alien, caposaldi del genere, horror, thriller, fantascientifico. Fincher esordisce con un film veramente sensazionale, che è molto curato in vari aspetti tecnici, montaggio, fotografia, la stessa regia, le musiche veramente belle, a livello estetico è un film che mi è piaciuto tanto. Anche a livello di effetti visivi, ambientazione e scenografia, e Fincher fa subito vedere proprio la sua bravura. È un'opera prima dove la poetica del regista si vede veramente poco, secondo me, solo per alcuni aspetti più estetici. Come opera prima, proprio Fincher a livello tecnico se la cava veramente, veramente bene. E qua subito la sua bravura si vede molto di più di altre opere prime di altri registi. È un ottimo seguito, secondo me, di Alien, che rispecchia e rispetta proprio la tematica, lo stile di Alien, lo porta, diciamo, ad un passo successivo con questa ambientazione post-apocalittica. Appunto, la nostra protagonista Ripley, interpretata sempre bene da Sigourney Weaver, dopo anni di ibernazione, si ritrova in questa specie di colonia prigione su una terra, diciamo, post-apocalittica, in un futuro molto degradato, diciamo, e si trova in questa colonia dove ci sono tutti maschi. E il regista tratta molto bene questa tematica, questo, diciamo, pericolo di questa donna in mezzo a tanti maschi imprigionati lì da anni. È proprio un tema delicato che il regista riesce ad elaborare molto bene a favore del thriller. E poi, ovviamente, la manifestazione dell'alieno, tutte le varie scene di inseguimenti, azione, momenti di paura, Fincher li riesce a gestire molto bene, regalandoti tanta ansia, ma anche ovviamente tanto divertimento e anche bellezza dal lato estetico. Ha alcuni difetti dovuti un po' all'epoca, dovuti un po' al fatto che è un'opera prima, anche se sono pochi, per questo motivo. L'alieno fatto al computer grafica, adesso riguardandolo, non rende poi così tanto, ma sicuramente è un seguito che si fa notare. Non è ai livelli dei primi due, che sono proprio dei capisaldi, ma è comunque un ottimo film, un ottimo seguito. Quale miglior modo per iniziare per Fincher? Vedremo appunto poi come si evolverà. Si evolverà infatti con Seven nel 1995, scusate, forse uno dei film più famosi di Fincher. La storia è questa: c'è questo giovane investigatore, questo giovane poliziotto interpretato da Brad Pitt, che si deve, appunto, deve fare coppia con invece l'altro personaggio interpretato da Morgan Freeman, che è questo investigatore che invece sta per andare in pensione, che si devono occupare di questo caso, di questo serial killer che compie degli assassini in base ai sette vizi capitali. Ci sono anche Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow nel cast principale, non vi dico in che ruoli, perché appunto ci sono poi altri ruoli, c'è cioè il ruolo dell'assassino. Proprio il ruolo del serial killer è particolare, diciamo i suoi delitti sono mostrati in una maniera molto schietta, cruda, realistica, quasi splatter, e tutta la trama, è come gestita, è come pensata, è davvero particolare.
particolare perché esula proprio dal solito thriller. Il colpo di scena è davvero particolare. Fincher fa una mossa azzardata, non ve lo posso dire perché è spoiler, ma proprio la risoluzione del caso è una mossa azzardata, azzeccata tanto però da Fincher. Riesce proprio ad avere un'idea brillante, geniale, rischiosa, ma riesce a raccontarcela molto bene. Ed è un film che ti prende, ti intriga, ti interessa, proprio come ho detto prima, per la storia in sé e per i personaggi, non tanto per scoprire chi è l'assassino, eccetera, eccetera, e anche il suo modo di agire, che sono cose che passano in secondo piano, possono dare un po' fastidio, ma poi è tutto il resto, che ti piace di questo film. Brad Pitt, che secondo me è un attore bravo in certi ruoli, ma in altri completamente sbagliati, qua proprio realizza una delle sue performance peggiori. Un personaggio scritto, secondo me, male di base, proprio che si accosta anche male all'attore, troppo sopra le righe, troppo esagerato, vuole rappresentare questo giovane esuberante, però in una maniera proprio insensata. È un personaggio che non riesce ad avere una caratterizzazione propria ed è veramente esagerato nei comportamenti. E l'attore proprio non è capace minimamente a gestirlo. Mentre invece, molto bravo ovviamente Morgan Freeman, che interpreta questo personaggio alla fine della sua carriera, che però si trova a dover affrontare un caso veramente pesante, veramente rischioso, e forse aggiusta un pochettino il personaggio di Brad Pitt grazie al loro rapporto, che vuole essere un po' una cosa padre-figlio, mentore e allievo. A livello di regia, a livello di montaggio, a livello di fotografia, il film ovviamente è eccezionale, una fotografia sporca, cruda, che risalta proprio la psichedelia e la malattia di questa storia. Regia e montaggio che lavorano assieme proprio per raccontarti sempre in maniera avvincente la storia, con delle inquadrature sempre scelte molto, molto bene, un ritmo che ci sta, forse in certi momenti un pochettino lento. Seven è sicuramente uno dei migliori film degli anni fine 90, inizio 2000, con quell'estetica classica di quel periodo che a me piace tanto, e sicuramente è un grandissimo film da ricordare, da vedere assolutamente, non deve mancare nei vari film di un appassionato di cinema. Nel 1997 esce The Game, Nessuna Regola. Questo è un film particolare di Fincher, infatti è uno di quei film dei quali vi dicevo prima, che racconta una storia assurda, inverosimile, che però Fincher cerca di mettere giù in maniera credibile e realistica. E questo è uno dei casi dove secondo me riesce a fare tutto ciò. Premetto che la trama è questa. C'è questo personaggio interpretato da Michael Douglas, un ricco imprenditore, non mi ricordo bene che lavoro faceva, comunque sicuramente un personaggio ricco e anche abbastanza nobile, perfettino nei comportamenti, che un giorno decide di partecipare a questo gioco, sostanzialmente a questa azienda che mette in scena un gioco molto realistico, te devi partecipare senza farti troppe domande, ok, puoi interrompere quando vuoi, gioco che ti farà provare delle esperienze davvero particolari ai limiti dell'inverosimile, ai limiti anche della legge. E ovviamente il tutto si trasforma in una cosa terribile che sovrasterà e cambierà la vita del protagonista. Ci sono effettivamente dei difetti all'interno di questo film, ci sono delle cose inverosimili alle quali proprio non puoi credere, però in generale Fincher secondo me non se la cava poi così male a fartele sembrare realistiche. L'idea di questo ricco che sostanzialmente poi imparerà una lezione da questa vicenda, secondo me non è messa giù poi così male. Magari non in maniera eccelsa, a volte un po' stereotipata, ma ha un suo senso. E ovviamente anche il protagonista è un protagonista che all'inizio odi, ma poi alla fine empatizzi con lui, e interpretato ovviamente bene da Michael Douglas. La cosa migliore di questo film è proprio la gestione del mistero, della falsità, della vicenda, del suo essere inverosimile. Fino all'ultimo non capisci se quello che sta vivendo il protagonista è reale oppure no, e fino all'ultimo ci sono tanti colpi di scena che non te lo fanno capire. È un film che secondo me comunque dura il giusto, a livello di regia ovviamente ottimo, mi è piaciuto molto il montaggio, la fotografia che molto scura, che ti dà proprio l'idea di un mondo quasi forse paranormale, un mondo che può essere non realistico in certi momenti, un film che presenta delle banalità e delle esagerazioni che però secondo me passano in secondo piano perché riesce a
ad intrattenerti e a divertirti. So che molti non l'hanno apprezzato, lo ritengono uno dei peggiori di Fincher. Sinceramente non è un film eccezionale, ma è comunque secondo me un buon film. Nel 1999 esce Fight Club, che racconta la storia sostanzialmente di questo yuppie, una figura tipica americana, una persona proprio presa totalmente dal lavoro e dalla società moderna frenetica, che a un certo punto si stufa e decide insieme ad un altro personaggio di mettere su un fight club, ovvero un club dove la gente può andare lì, pestarsi a sangue, sfogarsi, e quando esce ovviamente amica, non ci siamo mai visti, eccetera eccetera. Fight Club è uno dei migliori film di Fincher, probabilmente il migliore, è uno dei più conosciuti, uno dei più famosi, uno dei più apprezzati, uno dei più apprezzati proprio degli anni fine 90, inizio 2000. Io diciamo che lo apprezzo meno di altre persone, diciamo che a livello personale mi ha colpito meno, ma non posso negare assolutamente la sua validità come grande film, non che non mi sia piaciuto, solamente un po' meno della media delle persone. Il film lascia dei messaggi importanti, come ad esempio proprio vari discorsi sulla vita moderna, sullo stress, sull'importanza di avere del tempo libero e un metodo per sfogare. Messaggi sulle convenzioni sociali, sulla società che l'uomo ha costruito, che va un po' contro la sua natura, e tutti questi insegnamenti, questi ragionamenti li veicola molto bene in una maniera sensata che si lega molto bene al lato estetico e narrativo, e ti arrivano proprio diretti questi messaggi. Vengono raccontati proprio grazie all'utilizzo della psichedelia, della psicologia, della stranezza. Infatti il film presenta una storia plausibile, ma che quasi sempre risulta surreale e irrealistica. Sembra a volte di essere in un mondo senza regole, il protagonista ha dei veri e propri trip, viaggi mentali, i personaggi sono strani, particolari, la fotografia e le ambientazioni sono proprio sporche, psichedeliche, a volte quasi fantasy. La regia si accosta di nuovo molto bene al montaggio per regalarti un senso di frenesia, di inverosimile, proprio di quasi di malato, di uno stile proprio psichedelico, un montaggio proprio disturbante, che non è lineare, quindi ti confonde e ti fa rimanere un po' così confuso. E poi ovviamente ci si mette anche il tipo di narrazione sconclusionata, con dei colpi di scena particolari, dei flashback, degli elementi che sembrano reali e poi non lo sono, momenti diciamo di sogno, di pazzia, eccetera eccetera. È un film che intriga, intrattiene, diverte, riesce anche a sconvolgerti, però lascia anche un qualcosa. Fantastica l'interpretazione di Edward Norton, secondo me è un attore veramente bravo. Brad Pitt ci sta, perché è in un ruolo che gli si addice, un ruolo sopra le righe ma costruito secondo me per lui. Bravi anche Helena Bonham Carter e Jared Leto, i ruoli più secondari ma funzionali. Nel 2002 esce Panic Room, un altro film di quelli dove Fincher racconta una storia esagerata cercando di renderla verosimile, che però secondo me non riesce totalmente. C'è sostanzialmente Jodie Foster, questa signora divorziata ricca, con sua figlia, interpretata da Kristen Stewart, con sua figlia vanno a vivere in questa nuova casa molto grande che ha una panic room, la cosiddetta stanza del panico, dove uno si può rifugiare se hai qualcuno che sta entrando in casa per rapinarti, eccetera eccetera. E la storia racconta proprio di questi ladri che vogliono rubare qualcosa, lei si nasconde nella panic room e la tengono imprigionata lì cercando di farla uscire, eccetera eccetera. Una storia che è veramente esagerata e assurda, e infatti la maggior parte delle volte non riesce a essere credibile. Ci sono dei momenti dove il film comunque mette ansia, mette un po' di paura, momenti anche più d'azione, non nego che questi momenti siano trattati bene da Fincher, però ci sono proprio delle fasi dove la credibilità del film crolla completamente, con scelte banali e scelte veramente troppo esagerate. Una cosa che mi è piaciuta tanto di questo film è la regia, proprio per darti il senso di un qualcuno che ti invade la casa. È una regia che si insinua nelle pareti, che passa di stanza in stanza come un serpente, e questa è una scelta stilistica di Fincher che ho apprezzato tantissimo. Forse a livello di regia
uno dei suoi film più ispirati. Bella come sempre la sua fotografia, anche gli altri attori, Jared Leto, ovviamente Jodie Foster, brava, come si chiama, Forest Whitaker. L'elemento thriller c'è, il ritmo sale sempre di più, comunque è un film che un minimo intrattiene. Però ci sono anche delle scelte per quanto riguarda certi comportamenti dei personaggi che sinceramente le ho trovate troppo esagerate, troppo assurde, credibili proprio pochissimo. Ed è un film che lo guardi e poi quando ci ragioni dopo ti rendi conto di quanto fosse esagerato, ma già mentre lo guardi c'è qualcosa che ti fa storcere il naso. Poi non empatizzi con i personaggi, quindi secondo me la cosa peggiora ancora di più. Non è un film completamente da scartare, però secondo me è uno dei meno riusciti di Fincher. Si vede l'impegno, ma è proprio la materia di base che già partiva male. Nel 2007 esce Zodiac, secondo me il miglior film di David Fincher, che magari ad alcuni potrà non piacere al 100%, ma a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Racconta la vera storia dell'indagine relativa all'assassino dello Zodiaco, un serial killer che si faceva chiamare Zodiac, appunto, e agiva in base, dicevano, ai sogni zodiacali, eccetera, eccetera. Il tutto si concentra sull'essere realistico, credibile, perché di nuovo passa in secondo piano proprio lo svelare l'assassino, passa in secondo piano come agisce l'assassino e proprio in sé l'elemento della sua mente, di come funziona, di come agisce, come sono i suoi vari omicidi. Tutti questi elementi passano in secondo piano e passa in primo piano l'indagine e i personaggi che la vivono e la compiono. Cerca sempre il film di raccontarti ogni singolo elemento in maniera che sia credibile, tutte le lettere che lui lasciava, tutti gli indizi che lasciava, ti racconta proprio il caso a livello mediatico, come venne percepito dalla massa, e ti racconta soprattutto i protagonisti e come portano avanti l'indagine, che sono vari. Troviamo intanto un investigatore interpretato da Mark Ruffalo, molto bene, sicuramente lui è un fantastico attore, personaggio che è caratterizzato il giusto e che ha un certo ruolo, così come ha un certo ruolo anche il personaggio di Robert Downey Jr., forse a volte un po' sopra le righe, però ci sta, il personaggio vuole essere così, che è appunto un giornalista che indaga inizialmente proprio su Zodiac e che poi verrà anche un po' inghiottito a causa anche di suoi problemi personali. Nella seconda parte sarà meno protagonista, e poi ovviamente quello che è più protagonista di tutti, ovvero il personaggio di Jay Gyllenhaal, che l'attore interpreta molto bene, una caratterizzazione molto particolare, che è anche lui di nuovo il grafico, se non sbaglio, del giornale, che però per conto suo si mette ad indagare ed è veramente l'unico che arriva vicino alla risoluzione del caso. Sono tre protagonisti, chi più, chi meno, che vengono caratterizzati il giusto, quanto serve per la storia. Ci sono aspetti di loro che non ci vengono detti, che magari a volte può dare un po' fastidio, ma non servono per la storia, quindi Fincher li tralascia. Un piccolo difetto del film, appunto, è che tu non sai sempre cosa spinge i personaggi ad agire, ma quello che realmente ti interessa è come agiscono e poi le conseguenze delle loro azioni. Film che non vuole essere poi così tanto thriller, mette comunque relativamente poca ansia solamente in alcuni momenti e punta più sul prenderti proprio con la storia e raccontarti un qualcosa con uno stile più poliziesco ed indagine. La regia veramente ottima, il montaggio mi è piaciuto molto, nonostante la lunga durata riesce a proprio prenderti tanto, a coinvolgerti. Sono comunque belle le scene dove l'assassino agisce, proprio dal punto di vista estetico colpiscono davvero tanto. Con una leggera proprio ansia, una leggera tensione sciolta e portata molto bene da Fincher. Mi sono piaciute tanto le musiche, la fotografia che incomincia a diventare più, come ho detto, asettica e più tendente ai colori caldi, meno sporca di prima, più pulita. È un film particolare che esula, come tanti altri film di Fincher, dal thriller, secondo me quello più bello,
bello proprio in tutti i suoi aspetti. Forse non il migliore a livello più oggettivo, però personalmente è il migliore. Mi ha proprio intrattenuto ed affascinato tanto. Nel 2008 esce Il curioso caso di Benjamin Button. Secondo me è uno dei peggiori film di Fincher, è quello meno riuscito. Racconta sostanzialmente la storia di questo personaggio che nasce vecchio e muore neonato, fisicamente però, ma non mentalmente. Mentalmente segue il normale corso. Non è un film, secondo me, totalmente brutto, però proprio a livello personale non mi ha detto nulla di che. È riuscito comunque in certi momenti ad emozionarmi, a prendermi, ma ha tanti difetti. È un film che presenta tanto, come dire, tanta retorica, forse tanto buonismo, un po' alla Spielberg, del quale ti ho parlato nello scorso appuntamento. Fincher mette se stesso, ma secondo me solo al lato tecnico. Nasconde troppo il suo stile narrativo. Al lato tecnico, ovviamente, la regia ci sta. Gli effetti visivi, i trucchi proprio per rappresentare questa persona che cresce in maniera anomala ci stanno. L'ambientazione, la fotografia che incomincia a essere proprio più positiva, più diciamo lucente, però allo stesso tempo un po' cupa a causa degli anni nel quale è ambientato. A livello estetico, appunto, di ambientazione storica, eccetera, eccetera, ci sta. Il montaggio, comunque, tutto sommato, se la cava. Anche se in certi momenti diventa un po' lungo, ma forse a causa più dei dialoghi, della narrazione, della scrittura. Il racconto dura molto, si dilunga parecchio e, come ho detto, in certi momenti secondo me andava un po' scremato, un po' tagliato. L'errore secondo me più grande di questo film è che tralascia tutto il fatto proprio che lui cresce in una maniera particolare. Questa cosa passa in secondo piano. Ti vengono raccontati un po' i suoi problemi fisici e mentali, ad esempio il fatto che all'inizio è vecchio, ma ha la mentalità di un bambino, deve imparare e conoscere le cose. Oppure alla fine che soffre di Alzheimer, ma ha il corpo di un bambino di 4-5 anni, e quindi combina dei grandissimi casini. Questi elementi sono più in secondo piano, non viene espressa la sua sofferenza fisica, psicologica, mentale. Passa più in primo piano proprio il racconto della sua vita, i suoi amori con il personaggio di Kate Blanchett, che lei ovviamente è bravissima, il personaggio ci sta, vengono ra proprio raccontate le sue esperienze di vita, eccetera, eccetera, ma sono cose che magari vogliono più farti emozionare e farti, come dire, scendere la lacrimuccia, ma in una maniera secondo me troppo forzata. È un racconto che in certi momenti è anche affascinante, ma secondo me a volte troppo, troppo banale, troppo volutamente emotivo e in certi momenti anche troppo assurdo. Brad Pitt, di nuovo, secondo me non è minimamente in grado di reggere un ruolo del genere che richiedeva un proprio a livello fisico un qualcosa, non solo a livello interpretativo, ma anche lì proprio a livello di espressione e caratterizzazione zero. Kate Blanchett, come ho detto, bravissima. E poi ovviamente c'è tutto il sottotesto, perché la storia è raccontata da questi due personaggi, questa mamma vecchia che sta morendo e sua figlia, personaggi veramente buttati lì, sottotrama che secondo me rovina ancora di più la pellicola, perché è inutile, arrivi subito, diciamo, al colpo di scena, e soprattutto è quella che proprio rende il tutto ancora più mieloso e fastidioso. Ci sono anche, no, altri nomi importanti, Tilda Swinton, come si chiama, Taraji P. Henson, Jared Harris, Jason Fleming, Marshall Ali, ruoli secondari che forse comunque non sono poi così male. Fincher ha scelto questa via probabilmente per puntare agli Oscar, infatti mi sembra che ha vinto anche qualcosa. Tecnicamente un film che ci sta, ma narrativamente secondo me è uno dei più brutti. Nel 2010 esce The Social Network, secondo me un altro dei migliori film di Fincher, scusate, dopo appunto Zodiac. Il film racconta sostanzialmente la nascita di Facebook grazie a una trama, diciamo, più nel futuro, ovvero il momento di confronto tra i vari avvocati di Zuckerberg e di quelli che erano i suoi soci durante la creazione di Facebook. Leggo perché non mi ricordo, racconta proprio di Eduardo Saverin e Cameron e Tyler Winklevoss, spero sia questa la pronuncia, che sono principalmente i due ideatori di Facebook insieme a Zuckerberg, e racconta proprio di come lui piano piano li abbia fregati, li abbia raggirati. Però ti fa capire anche perché l'ha fatto, ti fa capire proprio la mentalità del personaggio. Lui era un genio e comunque che vedeva una grande potenzialità in Facebook, capiva la sua potenzialità e non voleva vederla sprecata, e proprio per questo
non voleva nessuna muraglia davanti a sé. Ha proseguito il suo scopo a discapito anche dei suoi amici, dei rapporti umani, però ci è riuscito. Chi lo ostacolava doveva, diciamo, o accodarsi a lui oppure rimanere indietro. Jesse Eisenberg nei panni di Zuckerberg è qualcosa di sensazionale a livello di caratterizzazione, di espressione, a livello di proprio gestualità, nella parlantina. Descrive molto bene questo genio visionario, possiamo dire, il suo essere, come dire, anche abbastanza stronzo e diretto, e allo stesso tempo però fa vedere anche il suo lato più emotivo in quei pochi momenti dove viene mostrato. Forse a volte il film mette troppo in cattiva luce questo protagonista, ma ti fa capire anche il suo punto di vista, comprensibile, e anzi a volte dai ragione a lui, non solo agli altri che sono più delle vittime. Andrew Garfield appunto interpreta l'altro coprotagonista, ovvero Severin, che sostanzialmente è questo amico che viene tradito e viene espressa molto bene la loro amicizia e poi il successivo tradimento. Viene espresso proprio bene le sensazioni di questo personaggio che si sente ferito. A volte anche lui lo rendono troppo vittima, però capisci proprio cosa succede a questo personaggio che ci mette il cuore e poi viene completamente tradito e lasciato in disparte. È una persona brava di cuore in un mondo di tigri che purtroppo sopperisce. Poi c'è anche Justin Timberlake nei panni di Sean Parker, che è un altro personaggio particolare che di nuovo viene usato sostanzialmente da Zuckerberg. E Armie Hammer che interpreta i due gemelli dei quali vi ho detto prima, i due fratelli Winklevoss, che sono, diciamo, gli ideatori veri e propri di Facebook, e proprio loro vengono fregati alla grande. Il film montaggio molto serrato, ci sono momenti più di rilassamento, ma è proprio il bello del film, il ritmo incalzante che si accosta proprio bene a questa idea di tecnologia, mondo che si evolve anche al personaggio di Zuckerberg. Il tutto scorre veloce, sempre dialogato, i dialoghi sono scritti molto bene, ritmati, frenetici, a volte quasi non si capiscono, però molto spesso sono incisivi e spiegano bene tutta la vicenda, te la fanno capire sotto tutti i punti di vista. Non è un film che prende le parti di uno o dell'altro, anche se a volte, come ho detto, protende un po' o troppo nel mettere in cattiva luce un personaggio o a farlo sembrare troppo vittima. Un tipo di narrazione particolare che svela piano piano le cose, alternando flashback o andando in avanti. Una regia azzeccata da Fincher che di nuovo si adatta molto bene all'ambiente di uffici, università, eccetera, eccetera. Racconta molto bene in maniera non stereotipata il mondo del college americano, degli adolescenti, e racconta anche bene proprio il momento storico. È un film che racconta in maniera descrittiva, non tralasciando però le emozioni comunque. Ha alcuni difetti secondo me, ad esempio a volte è troppo veloce e frenetico, ad esempio è non facilmente comprensibile. A volte il personaggio di Garfield ruba quasi la scena a quello di Zuckerberg, diventa quasi più protagonista. Oppure il finale non mi è piaciuto proprio al 100% perché non fa capire proprio bene quello che volevano dire. C'è una cosa che secondo me volevano far trasparire dal finale, ma non ci sono riusciti al 100%, riguardante proprio il personaggio di Zuckerberg, come ne esce da tutta questa vicenda, quali sono le sue reali sensazioni che durante il film non vengono mostrate poi così tanto. Comunque secondo me è un bel film che racconta la storia molto bene e che a livello tecnico e di narrazione ci sta assolutamente da recuperare. Dopo Zodiac secondo me è forse il migliore di Fincher, e dai. Nel 2011 esce Millennium, Uomini che odiano le donne, ispirato appunto a Uomini che odiano le donne, un celebre romanzo della corrente dei, diciamo, degli scrittori di thriller scandinavi, appunto scritto da Stieg Larsson, che vuole essere remake dell'originale norvegese che io non ho visto, quindi vi posso parlare appunto solamente di questo. E qua Fincher tende a mettere, diciamo, lo stesso stile di Zodiac, molto più poliziesco, che tralascia il lato più serial killer e prettamente thriller, raccontando più l'investigare e il lato poliziesco della cosa. Compie una scelta proprio a livello di fotografia, descrivendo molto bene l'ambientazione scandinava, fredda, glaciale, proprio un luogo che sa di malato, di come dire, di pericolo imminente, e riesce a regalare proprio bene questa sensazione, giocando proprio con i toni chiari, freddi, col blu, rimanendo comunque cupo, con ambientazioni proprio asettiche, basilari, con poco arredamento, che sanno proprio di freddo, di gelo, di
di inquietudine, anche e soprattutto di desolazione e di essere sperduti in un posto vastissimo dove non ci sono, dove non ci abita nessuno. Indaga bene tutti i vari personaggi, l'investigatore, che poi è un giornalista, e tutti gli altri comprimari. Intriga ancora una volta, non grazie al delitto in sé, ma grazie all'indagine. Anche se comunque l'elemento del serial killer, la sua brutalità, eccetera, eccetera, viene descritta ma più verso la fine ed è proprio accennata, serve solo per il colpo finale, di scena finale, lo svelamento. Daniel Craig, secondo me, è bravo nell'interpretare questo sostanzialmente questo giornalista che ha dei problemi, diciamo, legali in quel momento, che quindi decide di dedicarsi a risolvere questo caso. Poi troviamo anche Rooney Mara nei panni invece di una ragazza lesbica, punk, che ha tantissimi problemi proprio nel suo passato e anche nel presente, che però è molto forte, sa fare bene il suo lavoro, alla quale succedono delle cose terribili, ma lei le affronta proprio in maniera sfacciata. A lei è dedicato proprio quel lato tipico di Stieg Larsson relativo a proprio la visione della donna. C'è una scena di stupro che colpisce veramente tanto, che ti sconvolge. L'attrice è stata veramente brava a rendere questo, a caratterizzare, a interpretare questo personaggio. Troviamo anche Stellan Skarsgård, Christopher Plummer in dei ruoli comunque azzeccati. Il film comunque ti prende, ha un tono apparentemente calmo, ma che incalza sempre di più fino al finale. E devo dire che è un altro film di Fincher, ce l'ho con sto Spielberg, che visto poi dopo magari non è così eccezionale, però mentre lo guardi ti prende e comunque rimane un buon film, eh? Perché la narrazione comunque ti prende tantissimo. Fincher comunque sempre, per quanto riguarda il lato tecnico, sa come comportarsi, sa come catturarti. Diciamo che forse lo stile di Fincher non si accosta perfettamente al tipo di vicenda, ma comunque lui se la cava. È un thriller da guardare assolutamente, di nuovo non convenzionale, con un tipo di narrazione particolare, non so quanto sia attinente effettivamente al vero romanzo, però secondo me è un buon film da vedere. Infine parliamo dell'amore bugiardo Gone Girl, forse dopo Zodiac il mio film preferito di Fincher. Mi è piaciuto davvero tanto, anche se forse non è così eccezionale come Zodiac, che esce appunto nel 2014. Il tema principale è l'amore, la sua falsità e le sue complicazioni, tutto ovviamente permeato e circondato dal thriller. Racconta proprio di questi due personaggi che sono innamorati, tutto va bene, poi il tutto degenera, ma nella maniera più inaspettata. La costruzione della trama è ben realizzata, una prima parte appunto che racconta la loro storia d'amore, una seconda parte che invece sfocia nel thriller, nel mistero, nella falsità, negli intrighi, sfocia proprio anche un po' nel poliziesco, e che poi si dilunga e si conclude in una parte finale forse non riuscita al 100%, più che altro perché vuole dirti un qualcosa, ma secondo me non ci riesce proprio bene bene bene. Però una parte finale comunque che si conclude in maniera azzeccata, eh. Diciamo, ci sono alcune piccolezze che forse andavano un po' aggiustate. Lascia però questo film dei grandi messaggi sull'amore, sulla falsità, sui rapporti tra le persone, sui segreti, grazie a un thriller anche abbastanza esagerato su questi temi, che però riescono a dirti proprio qualcosa. Non vi voglio dire niente riguardo alla trama perché sennò vi rovino tutto. Bella la fotografia, grigia, fredda, molto azzeccata, il montaggio, la regia, tutto azzeccato. Ben Affleck, attore magari non troppo espressivo, ma questa volta proprio questa sua inespressività serve a qualcosa, serve proprio diciamo nel caratterizzare, nell'interpretare questo personaggio. Brava Rosamund Pike ad interpretare invece la sua moglie, la moglie di questo protagonista. Grazie al suo volto falso riesce ad esprimere molto bene il dualismo di questo personaggio. E io per dirvi realmente quanto mi sia piaciuto questo film, dovrei parlarvi della trama, ma non voglio raccontarvela, quindi assolutamente prende tanto tanto tanto. È una storia che mi è piaciuta proprio per come è strutturata e per quello che vuole dire. Brava anche Carrie Coon nei panni della sorella del protagonista, bello il loro rapporto e anche il personaggio, cosa rappresenta, mi è piaciuto. Quindi secondo me Amore bugiardo è assolutamente da vedere, perché veramente mi è piaciuto tantissimo. Non riesco ad esprimermi riguardo a questo film senza fare spoiler, ma guardate.
Quindi questo è il mio parere riguardo a David Fincher. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Aspetto il suo prossimo film. È un regista comunque valido, tecnicamente uno dei migliori viventi, e non vedo l'ora proprio di vedere altre sue opere. Vi consiglio di recuperare la serie Mindhunter su Netflix, da lui ideata, della quale comunque si è occupato in vari ambiti, perché rispecchia molto la sua poetica, la sua tematica, e è veramente una serie bella che racconta sostanzialmente di coloro che hanno fondato il termine. Che hanno coniato il termine serial killer, che hanno fondato proprio l'idea di criminologia, eccetera, eccetera. Guardatela e non ho nient'altro da dirvi. Ditemi la vostra riguardo a questo regista. Fatemi sapere se vi piacciono sempre questi video. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Io vi saluto e vi abbraccio. Alla prossima, ciao a tutti.